Non possiamo essere ancora, e vizio antico, il paese attraversato da discussioni che chiamerei ipotetiche, se, quando e come si possa o si voglia puntare su elezioni anticipate, da parte di chi e con quali intenti, o se soffino venti di scissione in questa o quella formazione politica, magari nello stesso partito di maggioranza relativa. È solo tempo e inchiostro che si sottrae all'esame dei problemi reali, anche politici, che sono sul tappeto. È solo un confuso, nervoso agitarsi che torna ad evocare, in quanti seguono le vicende dell'Italia, lo spettro dell'instabilità. E il danno può essere grave.